iniziato oggi l'unico torneo internazionale di calcio 8 in Italia, il Marco Aurelio, la prima partita del girone B. È una sfida tutta nostrana della nuova creatura di Maritato, la Roma Calcio 8, che esordisce contro la rappresentativa di Calcio 8 TV direttamente da Treviso. Bardi la lascia lì, allontana la sfera, poi c'è il tiro tentato da lontano da Sganga, c'è il mancino poi di Pagliuca che finisce alto non di molto. Prova il mancino, Sganga, Bardi la lascia lì, arriva Montepaone che calcia fortissimo ma alto. Occasione colossale per la Roma, mancata da Montepaone. Pallone direttamente verso la porta, c'è forse una deviazione davanti a Molon di Chiaro Lanza che porta avanti la rappresentativa. Calcio 8 TV è 1-0. E Pagliuca, sono tre gli uomini messi in barriera da Bardi. Parte Pagliuca, palla che finisce sulla traversa, sfortunato il numero 17 della Roma. Parte Cosimi verso la porta, un gol pazzesco di Manuel Cosimi che riporta in parità il match, una magia del numero 10. Corner battuto dentro per ancora Chiaro Lanza che riporta avanti la rappresentativa Calcio 8 TV. Si è fatto sorprendere questa volta Cosimi in marcatura, è 2-1. Gli uomini piazzati in barriera da Bardi. Parte questa volta Minotti, altra bordata, salva Bardi, poi c'è il tapin di Damiani per il 2-2, botta e risposta. E arriva anche il duplice fischio del direttore di gara. Si va all'intervallo dopo un gran bel primo tempo che finisce sul risultato di 2-2. Roma. Tanto Chiaro Lanza, altra grande giocata, il pallonetto, si supera Molon che salva il giallorossi, ma un'altra grandissima giocata di Chiaro Lanza. Calcio d'angolo già battuto, c'è il mancino, altro rimpallo e alla fine la mette in porta Favaro, ma c'è il fischio del direttore di gara, era fallo di mano e calcio di punizione per la Rupila. La palla resta a disposizione di Montepaone, c'è un tocco col braccio non visto dal direttore di gara, poi Flore, intervento questa volta di Bardi che salva sul tentativo di Flore. Pagliuca entra dentro al campo, Sganga per Montepaone, ha un po' di spazio, va sul mancino, ancora Bardi a respingere. Sale palla al piede, pensa al tiro, diventa un assist per Montepaone che la mette alta, altra grande opportunità per il numero 12 della Roma, Gutbila. La palla poi finisce da Sganga che entra dentro l'area di rigore, Sganga finta col destro, va col mancino, la tocca Olivieri, la palla finisce comunque in porta e la Roma si porta avanti al 24esimo del secondo tempo, è 3-2 grazie a Sganga. Risa con il lancio rimpallato da Minotti e arriva ora il triplice fischio del direttore di gara, vince la Roma Calcio 8 per 3-2 contro la rappresentativa Calcio 8 TV grazie al gol nel finale di Sganga.